sul pallone Jari Van de Putte. Sette giocatori del Catanzaro pronti a staccare all'interno dell'area di rigore. Il fischio dell'arbitro, parte il cross da Agostino, lontana con i pugni. Ghion la gira su Van de Putte, che la rigetta al limite dell'area. Intervento regolare secondo l'arbitro ai danni di Curcio, con Gili che ha messo chiaramente le mani su schiena dell'attaccante. Ha lasciato giocare l'arbitro. Scognamillo, Cagnelutti, Uliano, Chieremateng prova a uscire dal traffico, sportellata di Van de Putte glielo impedisce, prova a capovolgere l'azione l'ex Vicenza, palla dentro che arriva al limite su Iemmello, la finta di Iemmello, Iemmello! Palo gol, Catanzaro in vantaggio, il boato del Ceravolo, segna ancora lui, Pietro Iemmello, 1-0. Ha sfruttato il palo per trovare questa traiettoria magica, ancora una volta sotto la Capraro, la sblocca Pietro Iemmello e porta avanti i suoi. Nono gol stagionale, l'ottavo in campionato per Pietro Iemmello, 31 presenze, 17 gol. Credo che possa bastare questo dato per dare idea dell'impatto, della classe di Pietro Iemmello, che trova così il suo decimo gol in casa. Partita complicata, lo si sapeva, partita sbloccata da Iemmello alla metà del primo tempo, Aquila in vantaggio.